Bene, cari amici, penso che possiamo iniziare. Anzitutto un doveroso saluto da parte del Comitato Elettorale Civico Marugio Democratica per Angelo Prontera Sindaco, che ha invitato la pubblica cittadinanza a questo incontro con l'assessore alle politiche giovanili del governo regionale pugliese Guglielmo Minervino. Il Comitato Marugio Democratica Prontera Sindaco, nel ringraziare anzitutto voi, cittadini attivi che avete scelto di partecipare, e ovviamente l'assessore Guglielmo Minervini, che ha curato uno dei settori più importanti, lasciatemelo brevemente riassumere, dell'ultimo governo regionale pugliese, che in questi 10 anni, senza parlare, ma lo potrei anche dire, di miracolo vero e proprio, ha ribaltato attraverso un'ardimentosa operazione innanzitutto di bilancio e poi di esercizio di quel bilancio la vecchia politica sociale che riguardava i giovani, l'intrapresa giovanile, gli studi giovanili, la realizzazione della gioventù pugliese della nostra precedente tradizione. Molti di noi già hanno conosciuto l'operatività di tale politiche giovanili a livello di studi, laurea, post laurea, intrapresa giovanile, start-up d'impresa, agevolazioni di diverso tipo a vari stadi, sia come attività aziendale vera e propria, sia di ricerca scientifica, fin anche della più elevata. Tutto questo con una interessante e assai molto intelligente captazione, spesso, di fondi europei già esistenti nel passato, ma che non erano stati così doverosamente e diligentemente impiegati. A fianco all'assessore Minervini, il nostro capolista, candidato sindaco, professor Angelo Prontera, che ha avuto il coraggio di rappresentare il movimento, le istanze di quei cittadini che, uscendo da un'interessantissima prima minoranza di alternativa, non perché lo diciamo noi, ma lo riconoscono anche gli avversari, forse negli ultimi 15 o 20 anni di vita politica a Marugio, rappresenta oggi nuovamente, con lo stesso simbolo, con la stessa immutata passione e soprattutto con lo stesso programma intelligente, che naturalmente apprende e muta molte delle istanze già presenti a livello provinciale, regionale, nazionale, rappresentate da queste nuove socialità, da queste nuove intraprese giovanili, da queste nuove forme di governo che vedono soprattutto la gioventù come risorsa e non più come semplice foraggiamento o addirittura come ruota di scorta, come purtroppo è da dire che spesso prima capitava. Moderano la serata in questo gruppo di giovani che suole rappresentare ciò che è stato il nostro percorso, finora percorso, insieme, congiuntamente, a livello condiviso e partecipato per giungere a quello che è il programma, programma anche elettorale di Marugio Democratica 2014 per Angelo Prontera Sindaco. In particolare coordineranno e modereranno la serata Danilo Chiego, responsabile per la coestensione del programma nel gruppo giovanile settore comunicazione, e Aldo Summa, giovane architetto, candidato consigliere, che sta salendo in questo momento sul palco. E quindi nel ringraziare ancora una volta voi, un ultimo doveroso ringraziamento va a RAP, Web Radio Arci, Circolo Arci Paesa Marugio, che ci sta fornendo la diretta web radiofonica e successivamente la registrazione sia audio sia video integrale di questo evento. Nel ringraziare ancora una volta, cedo la parola al candidato sindaco di Marugio Democratica, professor Angelo Prontera. Grazie. Buonasera a tutti, grazie a tutti gli astanti. Consentitemi un apprezzamento per questi giovani che hanno organizzato questa manifestazione a nome di tutta la coalizione. Un ringraziamento a chi sta mettendo la faccia con coraggio su questo palco, a questi giovani. Un ringraziamento a tutti voi che siete qui. E un ringraziamento, di nuovo ringraziamento all'assessore Guglielmo Minervini, che da Bari ci ha raggiunto questa sera. E per, come dire, per spiegare a lui alcune cose che lui stesso ci ha ispirato, alcune cose inedite che stiamo mettendo su in questa campagna elettorale che a Marugio non si erano mai viste, quindi per noi sei fonte di ispirazione, direi quasi una musa per alcuni aspetti. E quindi
Dopo questi doverosi ringraziamenti, questa sera parleremo di giovani, a partire dai nostri giovani, da quei giovani che 3-4 mesi fa si sono avvicinati nelle nostre sedi politiche e hanno trasformato queste sedi politiche in un laboratorio di idee, tante braccia, tante menti che si sono avvicinate, hanno addirittura stravolto quella vecchia sede di partito, ora comitato elettorale, trasformandola di volta in volta in set cinematografico, in serate conviviali, di tutto e di più, set riproduttivo, foto, video, hanno fatto di tutto in quella vecchia sede di partito che puzzava di stantio. Una sede che ora è aperta dalla mattina alla sera tarda, alle 11, a mezzanotte, è piena, affollata di giovani. A Maggio sta accadendo qualcosa di inedito, qualcosa che io personalmente, nonostante calchi la scena politica da almeno 20 anni in maniera attiva, non avevo visto così tanti giovani che sono venuti, si sono avvicinati spontaneamente in una sede di partito, perché ora avvicinarsi a una sede di partito provoca pure qualche problema, qualche remora, ti etichettano, no? O sei con me, sei contro di me, specialmente in un territorio dove da 20 anni regna il centrodestra e dove regna il principio o sei con me o sei contro di me. Quindi tanti giovani si sono avvicinati con coraggio, mettendo la loro faccia, si sono avvicinati nei luoghi della politica, si sono avvicinati a viso aperto, con le mani nude si sono avvicinati e hanno introdotto diversi elementi di novità in questi luoghi della politica. Le loro idee, il loro entusiasmo, il loro slancio, si sono contaminati, hanno coinvolto altri giovani, un gruppo di giovani che sta crescendo giorno dopo giorno, sta crescendo. E questi giovani per noi sono un patrimonio da valorizzare, un patrimonio da sostenere, cioè noi ci sosteniamo a vicenda. Senza questi giovani, senza l'apporto di questi giovani, noi credo che staremmo all'anno zero, credo che staremmo, e saranno loro a fare la differenza, saranno loro a segnare il punto di svolta di questa campagna elettorale che a Marugio credo sarà una campagna elettorale storica. Dicevo prima, faranno la differenza, nutriamo grosse aspettative nei confronti di questi giovani che stanno dando veramente un contributo forte e abbastanza deciso, e credo che sarà anche determinante. E non vedo altri schieramenti o altre coalizioni che vantano questi giovani. Nel momento in cui in questi giorni su Facebook spuntano falsi profili, pseudonimi, gente senza volto, i nostri giovani stanno mettendo da mesi, stanno mettendo la faccia, si stanno esponendo a faccia, a viso, a testa alta, si stanno esponendo non solo virtualmente, nei luoghi della politica, nei mercati, nelle piazze. Quindi hanno iniziato e stanno dando un input, un impulso veramente importante a questa campagna elettorale, e questo ci caratterizzerà da qui alle prossime settimane, da qui al 25 di maggio. Questi nostri giovani, ora una piccola digressione su quello che noi vorremmo fossero le politiche giovanili, caro Guglielmo Ammaruggio. Dicevo, noi ci siamo ispirati a te, abbiamo iniziato a sperimentare un nuovo modo di fare politica. Quando abbiamo visto che i cittadini, ormai disaffezionati, ormai assuefatti della politica, dei politicanti, dei politici, non venivano più presso i luoghi della politica, presso le piazze, ad ascoltare le assemblee, abbiamo deciso di andare noi verso le case e verso le famiglie. Abbiamo chiesto ospitalità con umiltà, in punta di piedi, e stiamo entrando in tante case per mettere su quella famosa politica fatta in casa che tu già diversi anni fa hai sperimentato in occasione delle campagne elettorali. E quindi intorno a un focolare domestico, intorno a un divano, stiamo avendo l'opportunità di spiegare, ragionare con mano, di capire le problematiche dei cittadini, di spiegare le nostre intenzioni e soprattutto di ascoltare le necessità della gente e anche le indignazioni, raccogliere le indignazioni. E da qui è nato il nostro programma elettorale, in maniera condivisa, in maniera ascoltata, in maniera trasversale, orizzontale. Un ricco documento programmatico che sta per essere stampato e sta per essere
distribuito poi presso i nostri concittadini. E così è nato questo programma, con l'apporto di tutti questi giovani, attraverso quello che si chiama, no, in gergo anglosassone, lo storm, il brainstorming, attraverso questa tempesta di idee che quasi quotidianamente è nata dal confronto di diversi giovani, e poi si è fatta la sintesi e si è messo nero su bianco ed è nato questo ricco programma elettorale che, a differenza di tante altre volte, è il risultato di un copia e incolla, pure è venuto male, e tra l'altro interscambiabile con altri programmi di altri schieramenti. Credo che abbiamo dato, come dire, un taglio nuovo, rinnovato, diverso, inedito a questa campagna elettorale. E quindi gli incontri della politica fatti in casa, che ci hanno arricchito, sia a Marugio che nella nostra marina. A 2 chilometri abbiamo una marina che si chiama Campo Marino, no? Una Campo Marino che potrebbe essere la miniera di Marugio. C'è un paesaggio, una situazione paesaggistica, naturalistica, le dune protette, che veramente può attrarre tanto turismo. Però bisogna capire quale idea di turismo, quale Campo Marino. In tanti anni non ho mai sentito parlare di una Campo Marino a bandiera blu, ad esempio. Se però noi, questa amministrazione ha consegnato una raccolta differenziata al 2%, Legambiente, capiamo bene che l'anno scorso ci ha tolto una vela, da 3 vele siamo scesi a 2 vele, perché mancano i servizi, il mare non basta, no? Il territorio incontaminato non basta, ecco perché una visione della politica, una visione, dobbiamo avere una visione dove vuole andare Marugio e la nostra marina. Per tornare al tema dei giovani, dicevo, una delle tante serate che ci siamo incontrati, abbiamo parlato di giovani, di politiche giovanili, di politiche associative. E quindi attraverso questo sistema di idee e di confronto è nato, credo, una ricca tematica, un ricco capitolo riguardante appunto alle tematiche giovanili. Abbiamo capovolto un attimo l'ottica e l'idea, non più coniando addirittura uno slogan, non più politiche per i giovani, ma politiche dei giovani, dove sono i giovani stessi ad autodeterminarsi responsabilmente, dove sono i giovani stessi, attraverso la loro partecipazione, a determinare le politiche giovanili. E noi offriremo, qualora, come dire, i cittadini ci dessero il consenso, gli strumenti per autodeterminarsi responsabilmente, a partire dall'assessorato, dalla delega alle politiche giovanili affidata a un giovane. Abbiamo previsto un forum dei giovani, questo organismo di rappresentanza diretta dei giovani, dove i giovani, come dire, una volta riuniti, deliberano tematiche giovanili e presentano all'amministrazione comunale, all'assessore di riferimento, i loro deliberati. Abbiamo previsto un progetto che riguarda la devianza giovanile, perché tanti e tanti giovani ormai sono ai margini della società, o per problemi occupazionali o per altre problematiche si trovano ai margini della società, e quindi, vuol dire, bisogna prevedere progetti di recupero e di prevenzione, se possibile, della devianza giovanile. Mi riferisco alla microcriminalità, alcune forme di dipendenza da alcol, da droghe leggere, nuove forme di dipendenza, la ludopatia, che non è da trascurare né per i giovani né per i meno giovani. Tanti giovani sono lì accaniti presso le macchinette, a spendere, a investire il proprio futuro presso le macchinette. Anche qui bisogna aprire una seria riflessione per quanto riguarda queste nuove forme di devianza giovanile. Abbiamo in mente di dare un impulso, uno slancio a quella che si chiama ormai imprenditoria giovanile e cooperazione, con una cosa molto semplice che abbiamo visto fare in altre amministrazioni, ma anche presso altri enti, tipo le Caritas diocesane. Ormai vi è il problema dell'accesso al credito da parte dei giovani. Alcuni giovani cosiddetti non bancabili, perché non offrono garanzie o perché i genitori, i nonni non hanno garanzie da offrire alle banche e non possono accedere al microcredito. Il Comune si farà garante nei confronti di questi giovani, dei loro progetti, appunto affinché un giovane con un'idea, un po' in piccolo quello che ha fatto la Regione Puglia, in piccolo veramente, in miniatura, si farà garante attraverso una convenzione con un istituto di credito di un piccolo accesso al credito, il microcredito, no? Per aprire una piccola attività a Marugio.
E sono andate tante attività in altri paesi d'Italia con questo, dando fiducia al credito, dando fiducia a questi giovani. E quindi questo sarà un punto di forza per la nostra amministrazione, l'accesso al microcredito. Un'altra questione, avevamo pensato di puntare sulla formazione di arti e antichi mestieri che ormai vanno in via di estinzione. Io penso a quegli antichi mestieri che sono la tradizione culturale di Maruggio. Il nostro è un paese a vocazione agricola, però a Maruggio non c'è né un ufficio né un assessorato all'agricoltura, quindi potremmo provare e puntare a dei corsi di formazione su, ad esempio, per innestatori, potatori, mondatori, per paretari, trullari, no? Cannizzari, coloro che fanno i cannizzi, cioè tutti questi prodotti della nostra antica arte contadina che via via si stanno estinguendo. Abbiamo pensato di avvicinare i giovani alla politica. Come? Una di queste idee era il Consiglio Comunale dei Giovani, un vero e proprio Consiglio Comunale dove i giovani, sempre quei giovani di prima che si autodeterminano responsabilmente il proprio futuro, si riuniscono, deliberano, decidono e sottopongono al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco queste determinazioni. Questo è un po' il perimetro entro il quale abbiamo intenzione di muoverci, e se, come dire, abbiamo la possibilità di attuare queste nostre idee con il consenso dei cittadini. A Maruggio è una partita difficile, ma io ritengo non impossibile, e questa volta, a differenza di tante tantissime altre volte, se la ragioneria, se la matematica è una scienza esatta, la matematica almeno sarà dalla nostra parte. Metteremo in campo tutto il nostro armamentario, saremo nelle strade, nei mercati, nelle piazze, saremo ad attaccare i manifesti, sindaco, candidati, candidate e tutta la squadra, perché questo è il nostro valore aggiunto, il valore della militanza, cosa che manca ad altri, la militanza spassionata, la militanza gratuita, la militanza senza se e senza ma, la militanza senza ricatti, la militanza senza clientelismi e senza voti di scambio. Queste sono le nostre armi, insomma, a mani pulite, a mani nude, senza togliere niente a nessuno. Io vorrei dare la parola ora, credo, nella scaletta a Guglielmo Minervini, il nostro assessore regionale, al nostro giovane Danilo. È piacevole ascoltare il nostro assessore, io l'ho ascoltato in altre occasioni. Vi dirà cos'è stato la Regione Puglia in questi 10 anni, cosa sono state le politiche giovanili, cosa sono state le opportunità. Tanti progetti che probabilmente non arrivano a tutti, non arrivano a tutti i cittadini della Regione Puglia. E un nostro precipuo compito sarà quello di informare quotidianamente, settimanalmente, sulle opportunità che ci offre non solo la Regione Puglia, ma a livello comunitario le opportunità che ci vengono offerte, perché spesso gioca un valore negativo la non conoscenza, no? e la mancata comunicazione di queste tantissime opportunità. Si preferisce spesso andare dall'amico di turno, dall'assessore di turno che sta sul comune e dire come devo fare a inventarmi qualcosa, che ad auto promuovere la propria conoscenza e sviluppare le proprie competenze. Metteremo un ufficio ad hoc sul comune, un ufficio che svilupperà competenze, bandi e opportunità a tutti i livelli, da quelli regionali, POR, a quelli strutturali, a bandi europei, perché solo sfruttando queste opportunità credo che daremo qualcosa e un valore aggiunto a Maruggio e ai marughesi. Grazie. Innanzitutto buonasera a tutti, vorrei ringraziare tutti voi per la vostra presenza e ringraziare in primis l'assessore qui presente, Guglielmo Minervini. Proporrei un altro applauso per l'assessore. Abbiamo caldeggiato la sua presenza per mesi. Una presenza fortemente voluta proprio per andare a legittimare il nostro operato e anche per guardare un po' il futuro. Un operato all'insegna del rinnovamento, della partecipazione e anche all'insegna della trasparenza.
perché noi crediamo fortemente nelle politiche giovanili, così come testimonia il programma elettorale che ha avuto poco fa modo di delineare il nostro candidato sindaco. Molto spesso le politiche giovanili sono state ai margini delle amministrazioni, dopo i lavori pubblici, i bilanci. Noi invece le abbiamo messe al centro della nostra, permettetemi, futura amministrazione. Ci siamo mossi fino ad ora con la consapevolezza che una possibile rinascita del nostro territorio, una possibile rinascita di Maruggio e di Campomarino, dovesse necessariamente passare dall'entusiasmo, dall'energia, dalla voglia di fare e anche dalla capacità visionaria di noi giovani. E questa del resto è anche la direttrice lungo la quale si è mosso poi anche l'assessorato a livello regionale. Perché sappiamo che nei momenti di difficoltà, nei momenti di ricambio di coloro che hanno sbattuto ai giovani delle porte in faccia, che definirei a volte blindate, ci sia bisogno di aria fresca, di una ventata di aria democratica. Ed è quello che è avvenuto e che avverrà anche successivamente. Da qui quindi il titolo della serata: i giovani, un tesoro da preservare e una risorsa da moltiplicare. In questo momento io parlo a nome dei giovani del gruppo di Maruggio Democratica e mi sento di dire che non siamo affatto un problema, come molto spesso si sente dire, ma siamo invece una risorsa. E in quanto tale deve essere, queste risorse devono essere avvicinate ai luoghi dove si fa politica, ai luoghi tradizionali, e al loro stesso interno sicuramente valorizzati. Questi stessi luoghi che molto spesso i giovani definiscono sporchi, ed è un aggettivo che ha etichettato anche i politici sono tutti uguali, la politica è una cosa sporca. Invece i politici non sono tutti uguali, così come i giovani non sono tutti uguali. E credo che i giovani di Maruggio Democratica ne siano la conferma. Abbiamo cercato non solo di ricreare il rapporto tra i giovani e, tra virgolette, i più vecchi, riconoscendoci anche nell'operato eccellente dell'uscente opposizione di Maruggio Democratica, riconoscendo l'operato dei 5 consiglieri, abbiamo anche poi cercato di ricreare il rapporto con la cittadinanza attiva attraverso una serie di incontri, come già Angelo ha avuto modo di sottolineare, svolti proprio nelle case dei cittadini, la cosiddetta politica fatta in casa. E quando parliamo di politica fatta in casa viene naturale il sinonimo Guglielmo Minervini. Vorrei sottolineare anche ciò che è venuto fuori poi durante questi incontri. Una cosa su tutte: la volontà ferma dei cittadini di essere ascoltati non solo in campagna elettorale, ma sempre, nel tutto il corso della legislatura, ogni giorno per 5 anni. Questa è la cosa che più mi ha colpito. Però quando parliamo di partecipazione dovremo parlare anche del nostro programma elettorale. Il nostro programma, che è stato costruito proprio durante delle serate a tema all'interno del comitato elettorale di Maruggio Democratica, ecco perché l'abbiamo voluto chiamare programma partecipato, dove giovani, donne, uomini hanno contribuito proprio alla stesura di questo programma, con i loro problemi e le loro proposte. Perché noi crediamo che il processo completo di rinnovamento della politica e delle istituzioni politiche debba necessariamente passare da incontri come questi, dove i cittadini sono accompagnati per mano da chi la buona politica la fa da sempre, ogni giorno, con immutata passione, solo e soltanto per passione. Molto spesso si sente dire che sono 2 i grandi problemi dei ragazzi, ossia trovare un posto nella società e allo stesso tempo trovare se stessi. Io credo che il primo passo affinché questi giovani non solo ritrovino un posto nella società, ma in primis trovino se stessi, sia proprio il fatto di farli sentire importanti, di valorizzarli all'interno di un gruppo, farli sentire parte integrante di un progetto, di un processo, in questo caso di cambiamento,
di rinnovamento. Non vorrei, ecco, togliere ulteriore tempo né all'assessore né ad Aldo Summa, che parlerà dopo di me, però vorrei chiudere con una citazione di Marco Fabio Quintiliano, che diceva: i giovani non sono dei vasi da riempire, ma delle fiaccole da accendere. Lo diceva Marco Fabio Quintiliano, lo gridiamo anche noi oggi ad alta voce. Allora, buonasera a tutti, ringrazio tutto lo staff che ha organizzato questa bellissima serata e ringrazio l'assessore Guglielmo Minervini personalmente, perché ha dato a me e al dottor Giampaolo Visconti l'opportunità di cominciare a operare su questo territorio e su altri territori attraverso il bando di principi attivi che noi come associazioni di promozione sociale abbiamo vinto nel 2009. Un finanziamento a fondo perduto con il quale la Regione Puglia dava la possibilità a giovani come me, come Giampaolo, di intraprendere e di realizzare un sogno. Il nostro sogno era quello di cominciare a operare nel sociale, di far partecipare le persone, di risvegliare quella coscienza di luogo che si era addormentata in queste lande un po' desolate. E abbiamo cominciato con un progetto, con la realizzazione di due laboratori ecomuseali in due cittadine a noi vicine, a Tuglie e a Garatone. Ora, per non perdere un po' di tempo, magari vi leggerò, facendo scorrere le slide, il nostro primo progetto e i progetti successivi. Come dicevo, nel 2009 l'associazione ha partecipato e ha vinto il bando di concorso Principi Attivi, Giovani Idee per una Puglia Migliore, con il progetto Vox Logi, la parola agli abitanti, ha facilitato appunto la creazione di due ecomusei a Tuglia e a Garatone, in provincia di Lecce. Il progetto si è incentrato sulla realizzazione e sperimentazione, mediante l'attività dei laboratori, dei contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio, che evidenzia il riconoscimento di un ruolo attivo della popolazione nelle decisioni che riguardano il loro paesaggio. Il modello ecomuseale, che tra l'altro è stato ritenuto meritevole di attenzione nella fase di redazione del piano paesaggistico della Regione Puglia, voluto dall'assessore Barbanente, è una realtà orientata a favorire lo sviluppo sostenibile del territorio, costruito con i cittadini, con gli abitanti del territorio, e gli obiettivi che gli ecomusei perseguono sono quelli di promuovere il patrimonio culturale, sociale e ambientale del luogo a beneficio appunto della popolazione. Lo strumento principale attraverso il quale noi abbiamo coinvolto la popolazione è la lettura partecipata del paesaggio e la costruzione della cosiddetta mappa di comunità, che rappresenta un racconto illustrato del passato, una descrizione molto sentimentale del presente, ma anche una riflessione ragionata su quello che può essere il futuro. Attraverso, diciamo, un percorso partecipato con i cittadini, appunto, con gli amministratori, le famiglie, gli scolari e le associazioni, abbiamo prodotto un quaderno che raccontava la nostra esperienza partecipativa e anche una mappa che poi è stata distribuita agli abitanti del posto, proprio affinché loro prendessero più coscienza dei valori e delle potenzialità che essi stessi avevano individuato con questo percorso. Poi siamo andati avanti, sempre tramite della Regione Puglia, nel 2013 l'associazione Play Your Place, assieme alla cooperativa AB Città di Milano, ha vinto un progetto chiamato Good Bike Neviano, inserito nel bando Puglia a Pedali dell'assessorato appunto regionale alla mobilità, che mirava alla realizzazione di iniziative di promozione della mobilità sostenibile. Anche in questo caso abbiamo sviluppato questo progetto nella cittadina di Neviano, in provincia di Lecce, e l'idea è quella di attirare i visitatori sul territorio, che possono arrivare attraverso il treno oppure l'auto, e poi utilizzare delle biciclette che l'ecomuseo stesso sta cercando di raccogliere e di mettere a posto, per realizzare una sorta di bike sharing partecipato comunitario.
Inoltre i cittadini stessi hanno individuato sul territorio alcuni itinerari consigliati affinché proprio i turisti vadano a vedere posti non conosciuti, chi meglio degli abitanti può consigliare appunto un luogo piuttosto che un altro. Appunto abbiamo costruito una mappa ciclabile partecipata dell'Ecomuseo. Poi nel 2011, facciamo un passo indietro, l'associazione Play Your Place ha vinto un altro progetto, un altro bando della Regione Puglia, il cosiddetto cicli attivi a scuola, e abbiamo sperimentato in due scuole, una a Sava in provincia di Taranto e una a Galatone, la sperimentazione appunto del pedibus, una modalità di particolare di andare a scuola, cioè neanche tanto particolare, stiamo soltanto dicendo ai ragazzi andate a scuola a piedi piuttosto che in macchina e fatelo assieme ai vostri genitori. E anche in quella circostanza abbiamo coinvolto i bambini, gli insegnanti, la polizia municipale e le famiglie. Nel 2013 poi abbiamo collaborato con il Museo Diocesano Missionario Cinese di Storia Naturale di Sava, facendo degli interventi di edutainment con i bambini, e attualmente diciamo che siamo impegnati qui a Maruggio finalmente, dopo tanto peregrinare, in un progetto che si chiama Cultura, Arte e Fede per la valorizzazione e la promozione del turismo religioso appunto qui a Maruggio. E attraverso i tutor diocesani dei beni culturali ecclesiastici, che sono accreditati presso la diocesi di Oria, stiamo cercando di riannodare il legame tra la parrocchia e la comunità residente, ma anche di offrire ai visitatori l'opportunità appunto di scoprire per la prima volta i ricchi tesori del patrimonio ecclesiale che Maruggio custodisce. Avanti, sempre qui a Maruggio ci occupiamo dell'organizzazione assieme alla Pro Loco e al Comitato dei Residenti di una festa rionale cosiddetta Lupizzulu, che è una festa nata per rivalutare la spontaneità di alcuni fenomeni che esistono da sempre nei nostri territori, cioè quello di aggregarsi la sera d'estate e fare comunità, quelle piccole comunità di quartiere. In ultimo, l'APS Play Your Place è partner di progetto nel progetto appunto Viaggi nella Terra di Mezzo, che è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e promosso dalla Fondazione Moschettini di Copertino. Il progetto intende promuovere e tutelare il ricco patrimonio messapico che lega appunto le tre province salentine, mettendo a sistema i beni visitabili e unendoli attraverso la modalità del treno, cioè utilizzando appunto la mobilità dolce, il treno oppure la bicicletta. Il tutto con il coinvolgimento dal basso e la promozione dei valori sociali attraverso la messa in rete di vari soggetti che operano nel sociale, nelle politiche giovanili e con i soggetti svantaggiati. E quindi il futuro è ancora da costruire con questa associazione, ma insomma spero di aver dato dimostrazione che attraverso questa intuizione della Regione Puglia noi ci siamo messi in moto con tanta buona volontà, ma anche con una grande, diciamo, spinta che ci è venuta appunto dall'assessore Minervini. Grazie. Ho bisogno di incrociare i vostri sguardi, se no diventa difficile parlare. Ecco. Buonasera a tutti, in modo particolare grazie ad Angelo, vostro futuro sindaco, va bene così? Allora, io sono venuto molto volentieri, ho raccolto immediatamente questo invito, sia per l'amicizia che mi lega ad Angelo e al suo gruppo di amici, che così temerariamente ha lanciato il guanto di una sfida difficile in un territorio anche abbastanza complicato, sia perché hanno scelto una idea di politica nella quale io mi riconosco molto. Questa idea di una politica condivisa, partecipata, non una politica come esercizio del potere dall'alto, uno che vince le elezioni, diventa amministratore di una comunità, sparisce dalla circolazione e poi magari
se va bene dà conto dopo 5 anni di quello che ha fatto, ma l'idea di una politica che invece si fa insieme con le persone. Perché oggi, nel tempo in cui viviamo, solo una comunità può insieme sprigionare energie sufficienti a risolvere i problemi comuni che abbiamo. Non so se è chiaro. Bene. E quindi o la politica capisce che il suo compito è attivare le persone, mettere le persone nelle condizioni di assumersi la propria responsabilità e di dare il proprio contributo, oppure non ce la facciamo. Quella idea vecchia di politica come esercizio di potere dall'alto è finita, sta finendo, comunque arranca. E quindi questa idea di una politica che valorizza le persone, che si fa in casa, che non si fa più in un luogo separato, che non sta più lì dentro nel palazzo di città, ma sta ovunque, ovunque stanno le persone, c'è la politica. Perché in fondo la politica non è altro che lo strumento attraverso il quale, mettendoci insieme, possiamo risolvere i nostri problemi, possiamo tentare di costruire il nostro destino comune, la parte comune del nostro destino. Questo è la politica, no? Allora, questa idea di una politica nuova, fresca, rigenerata, condivisa, partecipata, aperta, è un'idea che a me sta molto a cuore. Ecco, quando mi hanno lanciato lo slogan, diciamo, dalla loro campagna elettorale, la politica fatta in casa, colpiti affondato, va bene, diciamo, non posso sottrarmi, devo stare insieme con voi a condividere questo momento. Ma poi, venendo qui questa sera, ho capito il motivo decisivo per il quale era importante essere in questo momento iniziale di lancio della campagna elettorale, il motivo forse fondamentale, perché vedete, poi tutte le campagne elettorali sono così. C'è una campagna elettorale ufficiale, quella pubblica, stanno 4 candidati sindaci, Angelo uno di questi 4, centrodestra è spaccato, finalmente dopo 20 anni la partita è aperta, si può fare, signori, si può fare, dovete crederci, perché se si può fare vuol dire che si deve fare. C'è questa campagna elettorale qui, ma ce n'è un'altra sommersa, invisibile, latente, non dichiarata, che sta tutta nella nostra testa, un po' la Danilo l'ha toccata, no? E io di lì vorrei partire. È una campagna elettorale nella quale l'avversario vero è una convenzione, è uno stereotipo, è un'idea così incrostata dentro di noi che è difficilissimo sradicarla. Sapete qual è? Diciamo, più che un'idea, sono due idee gemelle, sono due rovesci della stessa medaglia. Il primo è che, lo diceva Danilo poc'anzi, tanto sono tutti uguali, indipendentemente dai 4, dallo scenario, alla fine chi se ne frega, tanto sono tutti uguali. Il gemello, il fratello gemello di questa convinzione è che tanto non cambia nulla, se sono tutti uguali, uno vale l'altro, alla fine della fiera, nella vita mia, a Maruggio, che cosa cambierà? Non cambierà nulla. Beh, signori, io penso che questo sia il punto, l'inganno celato dentro questa doppia convinzione, perché è un gigantesco inganno, qui la trappola. Qui bisogna vincere la prima campagna elettorale, quella vera, perché se si vince questo, poi se si riaccende il cervello tutto il resto consegue, no? Se incominciamo a pensare con il pensiero giusto, il resto arriva e il resto porta d'angelo, ok? Il problema è snidare, vincere questi due avversari, perché vedete, c'è un bel palco qui stasera, eh? E c'è una bella platea, c'è un bel pubblico, belle facce. Si respira repulita, si respira passione, idea che una parte importante della nostra vita possa essere messa a servizio di una comunità, di una città, che la politica sia questo impegno per gli altri. Caspita che questo fa la differenza, altro che sono tutti uguali. Se all'amministrazione di una città arriva uno mosso da questo calore dentro, da questa energia dentro, fa ben profonda, radicale, irriducibile differenza rispetto a chi arriva magari per risolvere qualche problema irrisolto della sua esistenza, per chi va a fare magari lì dentro qualche conto che nella vita non riesce a saldare altrimenti, per chi va a tutelare qualche interesse proprio, a tutelare qualche interesse di qualche gruppo suo amico, no? Caspita che fa la differenza. Se uno va lì dentro con
con l'idea alta del futuro della sua comunità, è ben altra cosa che se va lì dentro a farsi gli affari propri, a servirsi della cosa pubblica per magari consolidare la sua posizione sociale. Questo è il primo avversario. Certo che ci sono differenze. Una cosa è chi questa campagna elettorale, la possiamo dire papale papale, la sta facendo così come la state facendo voi questa sera, in pubblico, in chiaro, in piazza, nel teatro, mettendoci la faccia. E chi la fa sotto banco con quel vecchio metodo lì, comprandosi voti. Chi fa la campagna elettorale in quel modo dice non solo la sua idea di città, ma anche la sua idea di politica, e da quelle persone bisogna stare lontani, bisogna temere. Altro che sono tutti uguali, c'è una bella differenza. Da una parte la possiamo dire anche così, da una parte c'è un bel sistema di valori e dall'altra parte c'è, nella migliore delle ipotesi, una grande attenzione al sistema delle valute, va bene? E nascono due politiche diverse, completamente diverse, e caspita che cambiano, perché guardate, non è affatto vero che la politica è insignificante nella nostra vita. Cambia tutto una buona politica rispetto ad una cattiva politica. Cambia tutto. Quando la politica funziona, vedete, non ci eravamo messi d'accordo, io non lo conoscevo, l'ho conosciuto su questa sera. Quando la politica fa le cose buone, quando mette in campo risposte magari anche parziali, ma che provano ad incidere sui problemi di tutti quanti noi, cambiano le vite delle persone, cambiano i destini delle persone. Io con Bollenti Spiriti ho messo in campo, noi con Bollenti Spiriti abbiamo messo in campo una politica che ha provato ad incidere sul destino di alcune decine di migliaia di giovani pugliesi. Se alcune di queste decine di migliaia di giovani pugliesi, sono rimasti qui e ci stanno provando gusto, e ci stanno provando, e magari molti di loro ci stanno riuscendo, e magari grazie al fatto che ci stanno riuscendo anche altri stanno prendendo coraggio, e grazie al fatto che una politica ha provato a mantenere fede alla sua missione originaria. Al contrario, una politica degradata, una politica corrotta, una politica che dice di fronte ai problemi di tutti me ne frego, un gigantesco me ne frego, lasciamo che i problemi si aggravino, tanto lo stesso, alla fine troviamo il modo di galleggiare, ma insomma fanno la differenza. E guardate che andando in giro per la Puglia si vede dove stanno le amministrazioni che hanno ingranato la marcia giusta, che girano per il verso giusto, che hanno questo rapporto tra cittadini e amministrazione, diciamo, che funziona, saldo, in cui i cittadini hanno alzato la testa e incominciano ad esigere. Io penso che in questa campagna elettorale i cittadini di Maruggio devono cominciare a far capire che esigono buona politica, che non si bevono qualsiasi politica. Esigono, perché è un loro diritto al quale vogliono con consapevolezza partecipare, buona politica, perché a partire da una buona politica può cambiare la condizione di vita, le chance di destino di questa comunità, rispetto ad una cattiva politica che, diciamo, si accontenta di degradare, si accontenta di mettere le mani magari anche sporche all'interno del potere per trarne qualche beneficio per alcuni a danno di tutti gli altri. Quindi non è vero che nella politica sono tutti uguali, non è vero che tanto non cambia nulla, cambia. Il paesaggio della Puglia, dal mio punto di vista, è fatto esattamente su questa matrice, no? Dove ci stanno buone amministrazioni, dove c'è buona politica, c'è una marcia in più, si vive meglio, ci sono città più in cui i servizi pubblici sono meglio gestiti, in cui le opportunità di sviluppo crescono di più, in cui gira. Le città nelle quali questa frattura è forte, dove prevale il che me ne frega, il tanto sono tutti uguali e tanto non cambia nulla, sono le città che un po' vanno alla deriva, si lasciano andare. E non è vero che non cambia nulla, peggiora, degrada. Ecco perché una campagna elettorale è importante, sconfiggere questi due avversari è fondamentale, perché se tu incominci a guardare in faccia i candidati e a dire questo è diverso da quell'altro, io dico arrivi ad angelo, ma in ogni caso attivi davvero un percorso virtuoso nel quale finalmente la democrazia diventa una cosa vera e non un esercizio retorico, in buco una scheda, chi se ne frega poi di quello che accade. No, cambia tutto. Se sbaglio ad imbucare quella scheda, cambia tutto. Per i prossimi 5 anni cambia tutto. Cambia tutto. Basta fermarsi un attimo a pensare, ci si rende conto di quanto può cambiare la vita
di una comunità e quindi nella vita delle persone. In che senso? Qui voglio parlare appunto dei giovani, voglio parlare del tema di questa sfida, perché questa credo che sia una bella partita anche generazionale, no? Insieme con Angelo c'è una bella pattuglia di giovani che vogliono giocarsi la loro partita, che vogliono giocarsi da protagonisti, che vogliono dirla loro. Vogliono per la prima volta, ecco, è molto bello questo, salire sul palcoscenico. Sentono che è giunto il momento di prendersi il microfono. Vedete, non stiamo messi bene. Il momento è complicato. Complicato un po' in generale, complicato per il mondo, complicato per l'Europa. Una campagna elettorale anche abbastanza complicata per l'Europa, una specie di referendum, cui o sfasciamo definitivamente l'Europa, oppure con una bella spallata diciamo che è giunto il momento di completarla la costruzione dell'Europa, noi che possiamo rimanere in mezzo al bilico, in cui diciamo che vogliamo integrarci, però alla fine facciamo prevalere anche lì gli egoismi nazionali. No, l'Europa serve a noi, serve al mondo. È un momento complicato per il nostro paese, perché stiamo attraversando una crisi senza precedenti. Per la prima volta sentiamo che in qualche modo il terreno sotto i piedi sta vacillando. È come se la platea, diciamo, vista di qui, è abbastanza variegata, no? C'è una bella porzione di seconda, terza età, e sono generoso, una bella porzione di giovani, no? E il terreno balla sotto i piedi, nel senso che soprattutto quelli della mia generazione, delle generazioni precedenti alla mia, sentono che un sistema di sicurezza sta ballando. Stiamo perdendo i punti di riferimento ai quali eravamo aggrappati, con i quali abbiamo costruito la nostra identità. Sentiamo che tutto sta cambiando, siamo in un tempo nel quale cambia tutto. Vedete, io penso che questo sia il tema politico di questa campagna elettorale anche a Maruggio. Maruggio cambia come sta cambiando la provincia di Taranto, come sta cambiando la Puglia, come sta cambiando l'Italia. Nei prossimi 5-10 anni nulla sarà uguale. Vivremo in un modo completamente diverso. Non so se la percepite così, io la percepisco come una fase nella quale il cambiamento è irreversibile e rapidissimo. Non so se è chiaro. E chi pensa di potersi difendere dal cambiamento semplicemente perché sta in una bella casa, appunto, comoda, confortevole, per cui chiude le finestre e si protegge dalla bufera che sta aspirando fuori, secondo me non ha capito nulla, perché le alterazioni climatiche si abbatteranno anche sulla propria casa. Bisogna raccogliere il guanto del cambiamento. Si cambia. È solo le comunità che accettano la sfida del cambiamento che possono provare a governarlo, possono provare a governarlo da protagonista. Allora guardate, la questione dei giovani sta tutta qui, sta tutta dentro questa consapevolezza, perché noi finora siamo stati abituati, adesso parlo a quelli della mia generazione, a pensare che c'è un problema, ci sarà qualche altro che ce lo risolverà, o no? Basta piangere un po', recriminare un po', rivendicare un po', e alla fine da qualche parte allungano la mano e ci danno la soluzione del problema. Allungo, le nostre vicende sono state segnate da questa dinamica. Non voglio fare riferimento all'Italsider, però è obbligato. Va bene? Così è accaduto. La nostra partita con il destino non l'abbiamo decisa noi, l'hanno decisa altri. E noi siamo stati abituati a dipendere dagli altri. È come se tra i cambiamenti che sono attualmente in corso ce n'è uno che riguarda proprio questo punto. Per la prima volta sentiamo che nessuno ci risolverà i nostri problemi. E questo cambia tutto, è il caso di dire cambia tutto. È come se per la prima volta sentiamo che tra noi e i problemi non c'è nulla in mezzo. Noi e i nostri problemi siamo uno di fronte agli altri, ci guardiamo in faccia e dopodiché se giri la testa sei fritto. Se incominci a guardarli, i problemi, in faccia, probabilmente incomincia ad innescarsi un meccanismo di cambiamento virtuoso. Non so se è chiaro. Che cosa sta accadendo? Noi che cosa abbiamo fatto con Bollenti Spiriti? Che cosa abbiamo provato a lanciare un po' dinanzi alla Puglia in questi ormai 10 anni? No? L'idea che è finito il tempo di piangerci, di recriminare, di pensare di essere nati nel posto sbagliato e di non avere mai le cose giuste.
noi siamo un po' abituati a pensarci, Maruggio, no? Un angolo della Puglia che è una periferia dell'Italia. Caspita, si può fare qui, non si può fare nulla. E via, appunto, piange, no? È iniziato invece un tempo nel quale dobbiamo provare a chiederci, a rovesciare la domanda, a chiederci esattamente il contrario, cioè con le cose che abbiamo, con le risorse di cui disponiamo, che cosa si può fare? Guardate che se rovesciamo la domanda cambia tutto. E noi, secondo me, in Puglia siamo un pezzo d'Italia, un pezzo di sud che sta provando il gusto a rovesciare la domanda. Mentre l'Italia è impaurita dal cambiamento e dice, caspita, adesso perdo tutto. È un paese impaurito dalle sfide, appunto, di un mondo che sta cambiando. Mentre il sud continua a piangersi addosso, la Puglia è una regione un po' anomala, in questo senso, che sta crescendo la quantità di persone, soprattutto la quantità di giovani, che di fronte a tutto quello che sta cambiando, incominciano a chiedersi, e beh, io mo con le cose che ho, non con le cose che non ho, non maledicendo di essere nato a Maruggio piuttosto che a Milano, ma con le cose che ho qui a Maruggio, che cosa posso fare in questo mondo che si sta configurando, in questo mondo che sta nascendo? Io con le risorse di Maruggio che cosa posso fare? E se poni questa domanda in questi termini, si attiva immediatamente il cervello, si aguzza l'ingegno. Perché vedete, per rispondere a questa domanda ci vogliono conoscenze, ci vogliono saperi, ci vogliono competenze, non è una domanda banale. Abbiamo a lungo, siccome ci risolvevano gli altri problemi, abbiamo a lungo pensato che tutto quello di cui disponevamo non avesse alcun valore. Stiamo entrando nel tempo invece in cui ogni cosa di cui disponiamo ha un valore potenziale che dobbiamo diseppellire. Vedete, Angelo poco fa ha fatto un lungo elenco di cose che qui si possono fare. L'elenco di Angelo rispondeva esattamente a questa domanda: che cosa si può fare qui a Maruggio? Ha fatto l'elenco anche dei vecchi mestieri che si possono rielaborare, ma non come reperto archeologico del passato. Andiamo a reinventare, no, il mestiere del parietano, no? E con la speranza che qualcuno magari si accorga che è bello avere il muletto a secco e si rigenera un mercato. No, lo dice in una fase nella quale una certa dinamica, la prima regione d'Italia in questo momento per attrattività turistica è la Puglia, è una delle 10 località del mondo, secondo National Geographic, ad essere richiesta al turismo anche internazionale. In una fase come questa tu ti chiedi perché vengono qui in Puglia, che caspita vengono a fare qui in Puglia, e ti accorgi che vengono a cercare quella particolare relazione che noi ancora custodiamo, ecco una risorsa, una di quelle cose che non sappiamo di avere e che dobbiamo invece imparare a riconoscere, no? Una delle cose che abbiamo e che gli altri vedono, quelli che vengono da fuori vedono, è il nostro rapporto con il territorio, con l'ambiente. Qui c'è una relazione che è ancora sana, che è fatta appunto di scambi sociali, dei nostri centri storici, della nostra gastronomia, della nostra cultura, delle nostre tradizioni. Tutte queste cose messe insieme fanno un unicum che non esiste da nessun'altra parte. È una risorsa. Dentro questa risorsa, ricostruire per esempio i valori ambientali del nostro paesaggio, anche un muretto a secco, mentre prima era inutile, quindi si poteva lasciare andare alla malora, oggi diventa un pezzo della ricostruzione, diciamo, che è risorsa di attrazione. Non so se mi spiego, non so se è chiaro. Siamo in una fase nella quale i tasselli incominciano finalmente ad andare a posto, e alla domanda che cosa si può fare c'è una infinità di risposte possibili. Quello che noi abbiamo fatto è di dire ai giovani, forza, tirate fuori le vostre idee. Non abbiamo fatto l'adulto peloso che dice, ragazzi, in effetti state un po' malmessi, state un po' fuori dal gioco, ma vi diciamo noi quello che dovete fare. Cioè, sapete, quel paternalismo che molte volte ci prende, no? Quello di sapere sempre tutto, anche quando abbiamo sbagliato tutto, di sapere anche dove abbiamo sbagliato e come si risolve il problema. No, noi abbiamo rotto questa regola del gioco. Abbiamo detto ai ragazzi, senza rete, noi costruiamo le condizioni, voi metteteci le idee, metteteci la vostra energia, la vostra passione, fate, fate, e fate anche spiazzandoci, facendo cose che noi non ci aspetteremmo. Quando qualche giorno fa, qui vicino a Taranto, è uscito l'imprenditore agricolo che ha detto,
perdo il mio campo dove prima, fino a 3 anni fa, avevo le pecore, che sono state abbattute fino a 3.000 capi perché erano piene di tossina. Va bene? E ha detto, adesso ci faccio la canapa qui dentro. A seguito di una esperienza di principi attivi per cui abbiamo scoperto, ci hanno fatto scoprire, mi hanno spiazzato. Una cosa che quando me l'hanno raccontato io mi sono un po' spaventato, perché mi hanno detto, coltiviamo la canapa, e siamo un po', uno ha paura, dice, caspita, state combinando, no? No, non è quella canapa, è quell'altra canapa, la canapa che quelli della mia età ricorderanno, diciamo, quelli idraulici, no? Che si usava come materiale isolante. È una sostanza naturale di straordinarie potenzialità, è un'intera filiera produttiva. Dalla canapa si fa farina, ho assaggiato qualche settimana fa, prime orecchiette fatte con grano di farina, scusate, farina di grano e farina di canapa, e si fa materiale isolante per la bioedilizia, si fa cosmesi, si fa un sacco di cose. Quando qualche giorno fa avete visto anche TG3, no? Quel bellissimo servizio nel quale l'imprenditore ha scoperto, sta sperimentando la possibilità di utilizzare la canapa anche come coltivazione per bonificare i terreni inquinati dalla diossina, capisci, ecco, che cosa si può fare con le cose che abbiamo. N cose. Allora, il primo esercizio è aguzzare lo sguardo, renderlo capace di cogliere le differenze. Che cosa sta qui a Maruccio? Un po' le avete elencate questa sera. Quando Angelo dice, Brian Storming, proviamo a capire quali idee possono venire fuori, il primo esercizio è proprio quello dello sguardo. Che cosa abbiamo? Il mare, le spiagge, la duna, il vino, il primitivo, gli ulivi. Con queste cose che cosa si può fare? E poi soprattutto ricordate che la prima risorsa in assoluto sottoutilizzata sono le persone, i giovani innanzitutto. Basterebbe liberare l'energia dei giovani, di tutti i giovani, anche quelli che hanno buttato la spugna, non i giovani sopraffini, non i giovani geniaci, quelli ci servono. Però pensate ad un ragazzo che ha 18 anni, magari ha lasciato la scuola e non ci crede più. Quanta energia sta lì dentro? Noi ci siamo lanciati proprio, tra qualche giorno partirà qui a Taranto una scuola di volenti spiriti, per lavorare sull'idea che tutti i giovani sono una risorsa, perché anche quel ragazzo che ha buttato la spugna dentro c'ha qualcosa che noi non siamo ancora riusciti a dischiudere. Non è lui il problema, siamo noi che stiamo negandoci di quella risorsa. Non so se è chiaro. Allora, la prima risorsa di una comunità sono proprio le persone. E lo scopo della politica deve essere costruire le condizioni perché le persone possano emergere. Perché a questa domanda io penso che tutti possiamo avere l'idea giusta per cambiare in quel momento tutto, per cambiare, dicevi tu, noi stessi, e nella misura in cui cambi te stesso, perché stai scoprendo, vedete, la cosa più importante è dare ad una generazione intera, la possibilità di sentirsi protagonista della propria realtà. Se tu dici a questa generazione stai fuori dal gioco, è come se dice non hai alcun ruolo. E non è alcun ruolo, significa sta impedendo delle persone. Voi vi ricordate cosa eravamo noi a 25-30 anni? Eravamo un grumo di energia che stava per esplodere. Io mi sentivo la possibilità di cambiare il mondo. Una a quell'età sogna, progetta, desidera, si impegna fino allo spasimo, resiste alla fatica in modo incredibile. Noi stiamo dicendo proprio ad un'intera generazione, in quella fase lì, ti metto un tappo, comprimiti, anzi deprimiti, perché la malattia più diffusa è la depressione a quell'età, e tieniti da parte. Bene, noi stiamo dicendo che tutti sono una risorsa e che la cosa più importante che dobbiamo fare è togliere il tappo, provare a togliere quanti più tappi possibili per liberare energie, perché se quell'energia si libera cambia tutto. E quello che secondo me sta accadendo è che cambiano i ragazzi, perché finalmente riacquistano uno sguardo di vita, e attraverso il loro sguardo cambia la Puglia. Lo dicevo qualche giorno fa, se la Puglia sta tenendo rispetto alla Calabria, rispetto alla Campania, rispetto alle altre regioni, è grazie al fatto che noi abbiamo avuto la lungimiranza 8-9 anni fa di fare questo investimento. Quando l'abbiamo iniziato sembrava quasi che fossimo un po' matti, un po' eccentrici a parlare dei giovani, in una fase nella quale al centro stavano le imprese, la manifattura, quella roba, l'Ital City era ancora florida e così via. In mezzo c'è stata la crisi. Oggi la cosa molto bella è che a loro, a questi ragazzi,
guardano tutti, le Camere del Commercio, la Confindustria, vengono le imprese a chiederci, ci fate capire se c'è le imprese in crisi, ci fate capire se lì dentro c'è qualcosa di interessante che si può portare in luce, no? Se ci sono delle idee sulle quali per esempio impostare processi anche di riconversione. Pensate a tutta la manifattura, la vecchia manifattura, oggi sta guardando al design che si sta producendo soprattutto nell'ambito giovanile qui in Puglia come una frontiera interessante per rinnovare, per sopravvivere alle sfide della Cina, no? Cioè sta accadendo qualcosa di importante, se la Puglia regge è grazie al fatto che ha scongelato questo continente sommerso che sono i giovani. Ecco perché la questione dei giovani non è una questione di carità, è una questione politica. Investire sui giovani oggi significa, scusatemi, non investire sul futuro. Questa retorica dei giovani come futuro è una cosa un po' stupida, cioè investiamo sul nostro futuro, nel frattempo il presente continuiamo a farlo noi. No, investire sui giovani significa investire sul presente. Il futuro è già iniziato e oggi il cambiamento è già in atto. Le sfide del cambiamento sono già oggi, non domani. Ecco perché a me sembra che la partita qui a Maruggio sia tutta quanta su questo terreno, sulla capacità che i cittadini di Maruggio devono avere di fare un cambio di rotta proprio repentino, di mettere in gioco un altro giocatore. Un altro giocatore, un'altra idea di politica, un'altra cultura dell'amministrazione pubblica. Se si fa questo è come se al bivio di un treno, no? Si cambia binario, si va da un'altra parte, altro che non cambia nulla, cambia tutto, se ne va da un'altra parte. Vai per una rotta piuttosto che per un'altra. E una rotta porta verso il futuro, un'altra porta verso il passato, perché la regressione e il degrado portano verso il passato. Ecco, io ci tenevo a dirvi queste cose questa sera. Ci tenevo a dirvele con spirito di amicizia, di chi vorrebbe appunto accompagnare mano nella mano questo gruppo di ragazzi e questa bella comunità verso una scelta coraggiosa, verso il proprio futuro. Fateci arrivare una bella notizia il 25 di maggio. la migliore notizia possibile, Angelo, qua ti giochi la faccia, te la giochi con me. Io vi dico solo questo, c'era un vecchio adagio molto bello di una filosofa importante, insomma,